Imitazione di Cristo. Libro primo, capitolo 25. Correggere fervorosamente tutta la nostra vita. Che tu sia attento e preciso nel servire Dio. Ripensa frequentemente alla ragione per la quale sei venuto qui, lasciando il mondo. Non è stato forse per vivere in Dio e farti tutto spirito? Che tu sia dunque fervoroso, giacché in breve tempo sarai ripagato dei tuoi sforzi. Ne avrai più sul tuo orizzonte alcun timore e dolore, faticherai qui per un poco e poi troverai una grande pace, anzi una gioia perfetta. Se sarai costante nella fede e fervoroso nelle opere, Dio senza dubbio sarà giusto e generoso nella ricompensa. Che tu mantenga la santa speranza di giungere alla vittoria, anche se non è bene che tu ne abbia alcuna sicurezza, per non cadere in stato di torpore o di presunzione. Una volta un tale, dibattuto interiormente tra il timore e la speranza, sfinito dal dolore, si prostrò in chiesa davanti ad un altare dicendo tra sé: «Oh, se sapessi di poter perseverare!» E subito di dentro udì una risposta che veniva da Dio: «Perché, se tu sapessi di poter perseverare, che cosa vorresti fare? Fallo adesso quello che vorresti fare e sarai del tutto tranquillo». Allora, rasserenato e confortato, egli si affidò alla volontà di Dio e cessò in lui quell'angosciosa incertezza. Egli non volle più cercare di sapere quel che sarebbe stato di lui in futuro e si diede piuttosto a cercare quale fosse la volontà del Signore, volontà di bene e di perfezione, per intraprendere e portare a compimento ogni opera buona. Dice il profeta: «Spera nel Signore e fa il bene, abita la terra e nutriti delle sue ricchezze». Una sola cosa è quella che distoglie molta gente dal progresso spirituale e dal fervoroso sforzo di correzione: lo sgomento di fronte agli ostacoli e l'asprezza di questa lotta. Invero avanzano nelle virtù coloro che si sforzano di superare virilmente ciò che per essi è più gravoso e che più li contrasta. Giacché proprio là dove più si vince se stessi, mortificandosi nello spirito, più si guadagna e maggior grazia si ottiene. Certo che non tutti gli uomini hanno pari forze per vincere se stessi e per mortificarsi. Tuttavia, uno che abbia tenacia e buon volere, anche se le sue passioni sono più violente, riuscirà a progredire più di un altro, pur buono, ma meno fervoroso nel tendere verso le virtù. Due cose giovano particolarmente al raggiungimento di una totale emendazione: il fare violenza a se stessi, distogliendosi dal male a cui ciascuno è portato per natura, e il chiedere insistentemente il bene spirituale di cui ciascuno ha maggior bisogno. Inoltre, tu devi fare in modo di evitare soprattutto ciò che più spesso trovi brutto in altri. Da ogni parte devi saper trarre motivo di profitto spirituale. Così, se ti capita di vedere o di ascoltare dei buoni esempi, devi ardere dal desiderio di imitarli. Se invece ti pare che qualcosa sia degno di riprovazione, devi guardarti dal fare altrettanto.
Se talvolta l'hai fatto, procura di emendarti. Come il tuo occhio giudica gli altri, così a tua volta sarai giudicato tu dagli altri. Quale gioia e quale dolcezza vedere dei frati pieni di fervore e di devozione, santi nella vita interiore e nella loro condotta. Quale tristezza invece e quale dolore vedere certi frati che vanno di qua e di là, disordinatamente, tralasciando di praticare proprio ciò per cui sono stati chiamati. Gran danno procura questo, dimenticarsi delle promesse della propria vocazione, volgendo i desideri a cose diverse da quelle che ci vengono ordinate. Ricordati della decisione che hai presa e poni dinanzi ai tuoi occhi la figura del crocifisso. Riflettendo alla vita di Gesù Cristo, avrai veramente di che vergognarti, che non hai ancora cercato di farti più simile a Lui, pur essendo stato per molto tempo nella vita di Dio. Il monaco che si addestra con intensa devozione sulla vita santissima e sulla passione del Signore vi troverà in abbondanza tutto ciò che gli può essere utile e necessario, e non dovrà cercare nulla di meglio fuori di Gesù. O come saremmo ad un colpo pienamente addottrinati se avessimo nel nostro cuore Gesù crocifisso. Il monaco pieno di fervore sopporta ogni cosa santamente e accetta ciò che gli viene imposto. Invece quello negligente e tiepido trova una tribolazione sull'altra ed è angustiato per ogni verso, perché gli manca la consolazione interiore e quella esterna gli viene preclusa. Il monaco che vive fuori dalla regola va incontro a piena rovina. Infatti, chi tende ad una condizione piuttosto libera ed esente da disciplina, sarà sempre nell'incertezza, poiché ora non gli andrà una cosa, ora un'altra. Come fanno gli altri monaci così numerosi, che vivono ben disciplinati dalla regola del convento? Escono di rado e vivono liberi da ogni cosa. Mangiano assai poveramente e vestono panni grossolani. Lavorano molto e parlano poco. Vegliano fino a tarda ora e si alzano per tempo. Pregano a lungo, leggono spesso e si comportano strettamente secondo la regola. Guarda i certosini, i cistercensi e i monaci e le monache di altri ordini, come si alzano tutte le notti per cantare le lodi di Dio. Ora sarebbe vergognoso che in una cosa tanto meritoria tu ti lasciassi prendere dalla pigrizia, mentre un grandissimo numero di monaci comincia i suoi canti di gioia in unione con Dio. O se noi non avessimo altro da fare che lodare il Signore, nostro Dio, con tutto il cuore e con tutta la nostra voce. O se tu non avessi mai bisogno di mangiare, di bere, di dormire, e potessi invece lodare di continuo il Signore e occuparti soltanto delle cose dello Spirito. Allora saresti più felice di adesso, che sei al servizio del tuo corpo per varie necessità. E volessi il cielo che non ci fossero queste necessità e ci fossero soltanto i pasti spirituali dell'anima, che purtroppo gustiamo ben di rado. Quando uno sarà giunto a non cercare il proprio conforto in alcuna creatura, allora egli comincerà a gustare perfettamente Dio. Allora accetterà di buon grado ogni cosa che possa succedere. Allora non si rallegrerà o rattristerà per il molto o il poco che possieda. Si rimetterà del tutto e con piena fiducia in Dio che per lui sarà tutto, in ogni circostanza, in Dio, agli occhi del quale nulla muove o va interamente perduto, in Dio e per il quale ogni cosa vive, servendo senza esitazione al suo comando.
Abbi sempre presente che tutto finisce e che il tempo perduto non ritorna. Non giungerai a possedere forza spirituale se non avrai sollecitudine e diligenza, se comincerai ad essere spiritualmente malato. Se invece ti darai tutto al fervore, troverai una grande pace e sentirai più lieve la fatica per la grazia di Dio e per la forza dell'amore. Tutto può l'uomo fervido e diligente. Impresa più grande delle sudate fatiche corporali è quella di vincere i vizi e di resistere alle passioni. E colui che non sa evitare le piccole mancanze cade a poco in mancanze maggiori. Sarai sempre felice la sera se avrai spesa la giornata fruttuosamente. Vigila su te stesso, scuoti e ammonisci te stesso, che facciano gli altri, non dimenticare te stesso. Il tuo progresso spirituale sarà pari alla violenza che avrai fatto a te stesso. Amen. Finiscono le esortazioni utili per la vita dello spirito.